pronto intervento Ecoman, l'azienda che da molti anni effettua espurghi di pozzi neri e vasche biologiche, disinfestazione di reti fognarie con sistema termonebbiogeno, manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi condominiali e aziende. Inoltre, camion di piccole dimensioni permettono un facile accesso ai centri storici. Ecoman è a Chirignago in via Seggiano 208 o allo 041 544 2362. Anche quest'anno è arrivato il magico giardino di fiori a Mirano. Il centro cittadino si svuota di auto e si riempie di fiori, piante e migliaia di visitatori. I colori, tutte le cose particolari, questo verde dal quale uscivano qualsiasi colore, qualsiasi cosa, veramente era gioia per gli occhi di tutti quelli che potevano essere oggi in piazza Mirano, per le vie di Mirano, dove dobbiamo dire era difficile camminare perché veramente c'era tanta tanta gente, però stando fermi si poteva guardare e ammirare forse maggiormente tutto quello che i nostri produttori avevano esposto e portato qui in piazza Mirano. Sono stati 120 gli espositori e 120.000 i visitatori di Fiori a Mirano 2016. La manifestazione, organizzata dalla Proloco, ha raggiunto numeri così importanti grazie ad una continua ricerca fatta di qualità, specificità e particolarità. 38 anni di storia, 38 anni di ricerca di una qualità sempre più elevata. Sì, e sono più di 38 anni di storia, perché è la 38esima edizione, ma le prime edizioni si facevano ogni due anni. Sono quasi 45 anni che qui a Mirano facciamo questa festa e ci inorgoglisce molto perché siamo stati i primi nella zona a fare la festa dei fiori. Il primo tempo veniva fatta nei nostri parchi, nelle nostre ville, e poi ci siamo trasferiti in piazza. E in piazza abbiamo cercato di portare i produttori più particolari, più ricercati, coloro che curavano tutto l'anno piante diverse che in altri posti era difficile trovare, e questa è stata un po' la nostra scelta, chiaramente assieme alla rosa, perché è il simbolo di questa festa. Il 25 aprile la festa del boccolo, San Marco, quindi per noi erano importanti le rose, i più importanti ibridatori della nostra regione ma anche da fuori. La gente cammina e fa amicizia e si lascia trasportare da meravigliosi giardini e dalle svariate proposte florovivaistiche. Fiori e piante creano emozioni e relax. I fiori creano emozioni nelle persone perché riescono sempre a trasmettere qualcosa. Ogni fiore riesce a trasmettere... Io personalmente il tulipano bianco nel momento del candore, poi c'è la calla nel momento delle comunioni, inizio primavera. La rosa rossa adesso per San Marco, quindi hanno sempre un significato e trasmettono sempre un'emozione. A qualcuno non piacciono i fiori, e questo non riesco a capirlo, perché io li vendo ma sono piena a casa di fiori. A fiori e piante non si rinuncia mai? Beh, si viene volentieri, perché è anche una bella giornata, sta volentieri a vedere queste manifestazioni qui, è un po' organizzata bene. Cosa vi danno le piante? Gioia e piacere di guardarle. Sì. Vederle crescere è bello, insomma, è proprio la crescita che dà soddisfazione. Pollice verde? No, non, ci provo almeno, ci provo con scarsi risultati, ma speriamo questo sia l'anno buono. Che emozione ti danno fiori e piante? Relax, relax. Alla sera si passa volentieri via mezz'oretta, un'oretta a seguire il giardino e ti riposi. E tra i visitatori scorgiamo anche il sempre simpatico Salvatore Esposito. Il grosso merito sicuramente andrà alla Proloco, quindi è chiaro, è il comune, per carità. Però è un appuntamento annuale a cui non si deve mancare, per carità, al di là del pollice verde o meno, ecco. Il 25 aprile è anche il giorno delle celebrazioni e del ricordo della liberazione. Ed è anche il giorno dell'antica tradizione del boccolo, dove gli innamorati regalano alla propria amata un bocciolo di rosa rossa. È sempre viva la tradizione del boccolo? Certo, carissimo, certo, sempre viva. Come no? Guaia, non bisogna dismentegarsi queste robe qua. Si mantiene viva, probabilmente anche la sentono di più negli ultimi anni. Forse è una tradizione
che per fortuna non tende a sparire e anzi si sta un po' espandendo anche tra i ragazzi giovani e anche tra i bambini che li portano a casa le mamme. È sempre viva la tradizione del boccolo? Sempre viva, vai, che sì, meraviglia, bisogna farla questa festa, dai. Viva, vivissima e vivrà sempre finché c'è amore. Fiori a Milano si distingue anche per i suoi momenti didattici, come il laboratorio, il giardino magico dipinto dai bambini, ed è un'ottima occasione per ricevere consigli e informazioni su qualsiasi tipo di fiore o pianta. Che caratteristiche ha il garofano? Il garofano è una pianta molto resistente, naturalmente va esposto al sole, non va messo all'ombra, è una pianta che sta avendo abbastanza un'evoluzione molto, molto buona, insomma, ecco. Poi mio fratello produce a circa 250 varietà nel suo vivaio solo di garofani, perché noi produciamo solo garofani. È una pianta che piace alle famiglie. Il fascino da cosa è dovuto secondo lei? Dai tanti ricordi che ti dà, cioè che quasi tutti hanno un ricordo del garofano legato o ai nonni o ai bisnonni o quant'altro, quindi adesso naturalmente fanno varietà sempre più belle. Caratteristico poi il concorso Vetrina in Fiore, con i commercianti che hanno abbellito in tema le loro attività, creando numerose difficoltà di scelta alla giuria. È stato veramente difficile, difficile, più di tutti gli altri anni, perché c'erano molte belle vetrine e abbiamo avuto difficoltà di scegliere i vincitori. Però siamo contenti così, perché ci hanno messo la volontà, l'impegno e anche hanno fatto molte, molte, molte belle cose. Emozionare, valorizzare il territorio e creare aggregazione. Scopi che la Proloco di Milano ha sicuramente raggiunto con grandi sforzi di lavoro e organizzazione. Ma per vivere e far rivivere di nuovo questi magici momenti c'è bisogno di un aiuto particolare. Sì, ha bisogno di forze nuove, perché per organizzare una festa così bisogna lavorare parecchio. Pensate che in questi giorni ha piovuto e quindi ieri, domenica, stanotte, no? Noi eravamo in piazza sotto la pioggia a preparare anche le ultime cose, e un po' anche con problematiche, perché non riuscivamo a segnare per terra, con la pioggia impediva di fare i segni, quindi stamattina prima delle 5 qua in piazza ad aspettare tutti gli espositori. È un impegno che poi alla fine però diventa anche una gioia, una soddisfazione quando si vede una piazza così bella, perché dobbiamo dire bella, piena di gente, di bella gente, e quindi si trova anche poi quella soddisfazione che basta per riempire i nostri cuori. Con la speranza che questa richiesta trovi i giusti consensi, salutiamo questo magico giardino e vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Fiori a Milano.